Arriva il Bari al Francioni per il tecnico Stelloni, una vita al Frosinone è una sfida che sa un po' di derby. Vivarini, confermato in settimana dalla società pontina, circa la seconda vittoria stagionale. Informazione, qualche cambio, Boasci convalescente, non c'è, così come De Vitis. Dentro Brusca, Gino e Nica, Paponi va in panchina. Nel Bari squalificato Sabelli, c'è Cassani nel 4-4-2, le punte sono Maniero e Brienza. 500 i tifosi giunti dalla Puglia, l'arbitro è Abisso. In avvio è Furlan a cercare il traversone Pinzoglio, prolunga di pugno. Mariga dopo 12 minuti lancia Nica, che in area trova l'ostruzione di Dumbia. Nessuna esitazione per l'arbitro, calcio di rigore. Proteste che costano l'ammonizione a Moras. Dal dischetto va Corvia, portiere da una parte e palla dall'altra. 1-0 per il Latina, il secondo gol stagionale per l'attaccante Latina, che si porta dunque in vantaggio dal dischetto. Il Bari prova a reagire, l'occasione arriva su punizione, la conclusione di Brienza si perde sul fondo. La gara è nervosa, fioccano i cartellini gialli, alla fine saranno 8. Scaglia e in palla e prova la conclusione dalla distanza. Al momento del tiro è ancora Dumbia a commettere fallo e a trovare il cartellino. Si occupa della punizione lo stesso Scaglia, che di sinistro mette il pallone all'incrocio dei pali. 2-0 grazie ad un preciso tiro a giro che arriva al minuto numero 44. Con il montaggio di Daniele Ferrario andiamo alla ripresa, che si apre subito con una buona occasione per gli ospiti. Martigno, subentrato a Dumbia in giornata negativa, pesca in aria Di Cesare, la sua conclusione non trova lo specchio della porta. L'occasione più nitida arriva però poco dopo, Furlan in aria pesca Martigno, che colpisce con l'ostruzione di Nica il palo, poi un colpo di tacco e ad esaltarsi è Pinzoglio che respinge, un palo per i pugliesi e poco dopo un palo anche per i pontini. Mariga di testa in aria devia sul montante, è tutto un altro Bari e si vede d'azione di calcio d'angolo, è neo entrato De Luca, sbuca dietro a tutti e mette il pallone in rete, riaccendendo la partita, non solo con il gol. Poco dopo, infatti, solo un attentissimo Pinzoglio riesce ad evitare la rete, deviando in angolo il tiro del Barese. Il Latina riparte in contropiede e prima Gilberto non considera i compagni e poi Corvia, solissimo, esalta con un tiro ravvicinato l'estremo difensore ospite Mikai, una parata che vale il gol del 3-1. Più Latina insomma, e con le immagini possiamo tornare, più Latina insomma e una buona reazione del Bari, ma non